Tutto Food, terza edizione, 8-11 maggio al Polo Fieristico di Rho, Milano. Con oltre 2.000 espositori dislocati in 4 padiglioni, questa terza edizione di Tutto Food si inserisce nella top 10 delle più importanti rassegne alimentari internazionali. Oggi ancor più strategica proprio in previsione dell'Expo 2015, in cui tra l'altro si parlerà anche di nutrizione in chiave mondiale. Tutto Food Milano, siamo con la dottoressa Michela Fischer, la exhibition manager di questa grandissima manifestazione che si sta attestando tra le prime 10 del mondo. Ma a cosa si deve il motivo di questo successo in così breve tempo? Sentiamo. Allora, secondo me, la mia personale opinione, il successo di Tutto Food è che non è una manifestazione che è creata dall'altro e imposta ai produttori. Noi ci incontriamo con i produttori sempre, chiediamo le loro esigenze, cioè io posso dire di vedermi con i miei produttori almeno una volta al mese. Quindi io ascolto quali sono le loro esigenze. Se loro mi dicono, Michela, noi vorremmo andare in quella direzione. Quando io vado nelle fiere all'estero non mi limito a guardare i miei potenziali espositori. Io vedo la concorrenza, io parlo con i miei espositori dei prodotti nuovi che ho visto nei loro concorrenti. Quindi è veramente una collaborazione. Quando i miei espositori mi dicono io voglio svilupparmi in quel paese, io sono in grado di trovare in quel paese gli importatori per quel tipo di settore. Questo lavoro così capillare, non c'è nessuna fiera al mondo che lo faccia. Tutto Food 2011 ci riserva sempre sorprese, è una passeggiata enogastronomica per l'Italia e qui in questo momento siamo in Calabria alla scoperta di un prodotto della reale tipicità di questa regione e siamo in compagnia di Girolamo Rombola di questa azienda calabrese che si chiama SAP, Salumi di Calabria. Senti Girolamo, a quale tradizione risale, ma soprattutto nel tempo, questa anduia? E che cos'è l'anduia? L'anduia è praticamente un tipico salame calabrese, come ha detto lei, ed è un salame che veniva realizzato proprio nelle famiglie contadine della nostra zona. Si tratta di un trito di carne di maiale realizzato con la pancetta e con il guanciale, con lardo e peperoncino prettamente di Calabria. Noi lo facciamo produrre proprio dai contadini che ce lo portano in azienda, viene lavorato, macinato e poi mescolato al trito di carne. Siamo sempre in Calabria, questa volta sulla costa del Tirreno e precisamente ad Amantea, e da Amantea viene un'azienda storica, un'azienda che recita una dolcezza che dura da oltre 70 anni, i fratelli Marano che producono una specialità tipica di questo territorio, pensate, i fichi che si presentano in tantissime situazioni, in tantissime ricette, in tantissimi modi. Beh, più che parlarvene io vorrei che ne parlasse proprio il produttore, Davide. Sì, noi, la nostra azienda è dal 1930 che opera su questo settore, siamo alla terza generazione. I fichi che utilizziamo si chiamano Dottato, è la varietà di fico tipica del Cosentino, da poco riconosciuta dalla comunità europea come la migliore qualità di fico del Mediterraneo. Presenta gli acheni piccolini, è molto polposo, ha un giusto equilibrio zuccherino, quindi si presta molto bene a tante lavorazioni e noi lo lavoriamo in più di 50 modi diversi uno dall'altro. E continuiamo aggirandoci qui a Tutto Food e siamo capitati, guarda caso, in Campania. Campania, terra di grandi prodotti, di grande cultura. E siccome mangiare, saper mangiare è un fatto di cultura, noi non possiamo esimerci dall'approfondire. Prodotto artigianale, un prodotto che decisamente si impone all'attenzione dei mercati domestici, ma anche e soprattutto dei mercati esteri. Perché? Perché qualità significa Made in Italy.
e se Made in Italy è uno dei punti di forza della nostra nazione, lo dobbiamo anche ad operatori come il signor Rummo, 6 generazioni di pastai, o no? Beh sì, io sono la quinta e da qualche anno c'è anche mio figlio Antonio che mi segue in questa attività. Le 6 generazioni sono nate con prima Antonio, poi Cosimo, prima Antonio e poi Cosimo, quindi non solo la generazione della stessa arte ma anche gli stessi nomi per puntare all'eccellenza, e ci tramandiamo i segreti di 6 generazioni, chiaramente tutti a bassa voce.